Palio 3 punti molto importanti per il proseguo di campionato tra Formia e Aprilia qui al comunale di Maranola in questa domenica pomeriggio, valida per la 20ª giornata del campionato di eccellenza laziale girone B. Il Formia, se vuole entrare forse per la prima volta e vedere il discorso playoff, anche se ancora da lontano, deve assolutamente vincere. L'Aprilia, forte del suo terzo posto prima di questa giornata, deve rispondere ai risultati della mattina. Allora andiamo immediatamente a vedere le formazioni, iniziando proprio dagli ospiti che schierano in porta Caruso, numero 2 Bencivenga, numero 3 Scimanga, numero 4 Fortunato, 5 Mancini, 6 Sossai, 7 Zeccolella, 8 Cioè, 9 Bussi, 10 Casimirri, 11 Scibilia. A disposizione di mister Venturi, Ceraldi, Ranucci, Tassinari, Lupi, Incitti, Benvenuti e Monteforte. Dall'altra parte Rosolino risponde schierando in porta Mirko De Bonis, nuovo acquisto che ha sostituito l'infortunato Scognamiglio, numero 2 Cardinale, numero 3 Vitale, numero 4 Volpe, numero 5 Baleotto, numero 6 Castiglione, numero 7 Carfora, 8 Centra, 9 Zaccaro, 10 Sellitti, 11 Avallone. Disponibili numero 12 Damiano, 13 Senzio, 14 Pernice, 15 Leccese, 16 Cavezza, 17 Di Florio e 18 Coppola. Arbitro Piero Cumbo di Agrigento, assistenti Zezza di Ossialido e Bianchini di Frosinone. E l'applauso di tutto il comunale per il minuto di silenzio per ricordare le vittime del recente terremoto e del velivolo precipitato, diciamo ultimi giorni ricchi di brutte notizie. Ma naturalmente poi bisogna pensare al calcio giocato qui, è doveroso il ricordo, e ora però è il Formia in maglia gialla a battere il calcio d'inizio con il numero 10 Sellitti, assenti i soli Maggino e Scognamiglio, Maggino per squalifica, Scognamiglio come detto per infortunio, è arrivato De Bonis a rinforzare il parco portieri che conta già Damiano, il classe 2000 che ha giocato nella trasferta di Morolo. È partito il match con Centra, Cardinale, la palla per Carfora che non viene trovato. All'andata questo match si concluse con l'Aprilia vittorioso di misura per 1-0. Era un inizio di stagione un po' altalenante per entrambe le formazioni. Aprilia che esordì con due sconfitte, 0-3 con Racing Club, 0-1 col Colleferro, entrambe poi battute al ritorno negli ultimi due match, 3-1 e 2-0, con una situazione di classifica nettamente cambiata e gli obiettivi che si sono aggiornati dopo la prepotente risalita dei giocatori apriliani, che ora provano a manovrare con il numero 4 Fortunato. Ruba palla il Formia, nel cerchio di centrocampo si lotta tantissimo, il signor Cumbo blocca l'azione accordando un calcio di punizione in favore dei padroni di casa che nelle ultime due giornate hanno racimolato appena un punto. La sconfitta, seppur con testa altissima e tanti attestati di complimenti da tutte le parti contro il Cassino, e poi il pareggio 1-1 col Morolo, un pareggio che ha lasciato un po' di amaro in bocca per come è maturato e che ha lasciato in eredità la squalifica di Gaetano Maggino. Ora l'arbitro aspetta qualche secondo per fischiare, poi accorda il calcio di punizione stavolta per la formazione di Venturi. Si fanno sentire i tifosi del Formia come sempre, quest'oggi in numero ben più ridotto.
Lo scatto in profondità dell'Aprilia che però non trova fortuna. E dunque si riprende con De Bonis. L'arbitro ferma tutto. Probabilmente c'è qualcuno da allontanare nei pressi del bordo campo, nei pressi della pancia dello stadio, l'uscita dalle panchine, dagli spogliatoi. Arbitro che se ne accorge, fa rettificare questa posizione, poi De Bonis può procedere con il rinvio. Aprilia vuota, vuota anche il Formia che poi però rimane in possesso per un secondo, controlla Zeccolella, l'apertura, aspetta il pallone Scibilia che poi è chiuso da due uomini, Cardinale e Carfora, centra per Carfora però sbaglia l'appoggio, centra e allora Scimanga fraseggia l'Aprilia che poi se ne va. Con Scibilia, ancora Murato, può ripartire il Formia, serie rapida di scambi, Volpe deve rincorrere il suo stesso pallone, riesce a intervenire sulla sfera in tentativo di sventare un anticipo dell'Aprilia con successo. E allora ancora il Formia, Zaccaro viene incontro, non controlla la perfezione, poi prolunga, ultimo tocco forse del... No, Formiano, anzi no, rimessa per il Formia. Lancio profondo, Zaccaro di testa, prova l'apertura per Carfora, messo fuori gioco da un tocco un po' sporco di testa da parte di Cimanga, Cimanga che poi salta Castiglione, fraseggia con Scibilia, atterrato da Carginale, anzi no, solo calcio d'angolo, Carginale interviene sul pallone, intervento un po' rischioso, qualcosa ha rischiato al quarto minuto di gioco. Il numero 2 Formiano, però l'arbitro ha fatto proseguire. Scelta di tempo di quelle perfette con Zaccaro il calcio d'angolo per l'Aprilia. Respinto. Ancora Aprilia però in fase d'attacco quando ci avviciniamo al quinto minuto di gioco. Scimanga. Si propone Zeccolella, il passaggio invece per un altro giocatore chiuso da tre. Cardinale suggerisce per Carfora. Ora Zeccolella. Il pallone che non arriva dentro l'area, allora viene innescato Zaccaro che può scattare, tocca il pallone, si ferma, reclama il calcio di punizione, fallo di Sossai che viene rilevato dal direttore di gara. Sossai è autore di una rete finora. Aprilia in campionato a Bussi come capocannoniere con 8 reti, 7 per Casimirri. Dunque una coppia da 15 reti complessive. Carfora tocca il pallone, se lo prolunga, poi lo riesce a tenere in campo, salta per un attimo Scibilia che però può rintuzzare l'azione, allora il cambio di versante dell'Aprilia che perde un attimo per il lancio profondo, poi Casimirri non se l'aspettava più e allora De Bonis esce. Il Formia ora al controllo di spalle. Ancora l'Aprilia. A vuoto vitale che abbatte un avversario. Si trattava di Fortunato. Il direttore di gara si avvicina. Sono 6 minuti e mezzo. Sul cronometro e calcio di punizione per l'Aprilia, un capannello di uomini che poi si dirada. Barriera di due uomini, a pallone e
Volpe. De Bonis la predispone all'altezza del primo palo. Parte il calcio di punizione, lo stacco, De Bonis poi deve uscire, fa suo il pallone. Intervento di Sossai che non c'è per il contrasto efficace di un difensore formiano. Allora può ripartire Carginale. Carfora. Scambio con Carginale, poi il lancio profondo a cercare Sellitti che non va. Poi posizione giudicata regolare. Non tira il numero 9 dell'Aprilia, arriva! Poi il tentativo che finisce a fil di palo. De Bonis si tuffa ma non deve intervenire, dunque dopo quasi 8 minuti di gioco, prima occasione con un tiro dell'Aprilia che diventa insidioso nonostante non abbia avuto molta forza. Ancora un lancio profondo, poi Carfora prolunga, bene per Zaccaro, in mezzo a tre uomini, Zaccaro si districa bene, poi gli viene sottratto il pallone regolarmente e allora l'Aprilia può cambiare fronte dopo che poteva rischiare qualcosa in questo frangente. Prolunga un giocatore del Formia, ancora in fallo laterale. Partita le cui riprese sono curate dalla nostra esterna 4 di RTG, coordinata da Enrico Duratorre. Ora Sellitti se ne va senza fallo, scambia con Zaccaro, ancora Sellitti, Zaccaro a terra, Sellitti, Zaccaro resta a terra parecchio dolorante, l'arbitro invece fa proseguire, vantaggio per il Formia, intervento sul pallone e poi l'Aprilia si deve fermare e ultimo tocco di Sellitti. Zaccaro ha preso un brutto colpo. Signor Cumbo si avvicina. E c'è bisogno dell'intervento dello staff medico. Il minuto 9. Zaccaro a terra. Giocatore d'esperienza dell'attacco formiano, punto di riferimento finora in questa stagione. In assenza di Maggino sarebbe una defezione parecchio importante. Una giornata che finora ha visto il Formia al momento scivolare all'ottavo posto in classifica con i 27 punti conquistati nelle 19 giornate precedenti. Vittoria 3-1 dell'Audaci sul Monte San Giovanni Campano. Colleferro che perde ancora in casa 1-3 contro il Serpentara. Pomezia che batte 2-1 il Racing Club in rimonta in trasferta e pareggio tra Roccasecca e Morolo. Con la Vissartena che invece spugna Unipomezia e il Gaeta che spugna Arce. A registrare anche il 2-0 tra San Cesario e Lido dei Pini. Intanto si rialza Zaccaro con il tifo di casa che se la prende con il guardaline, reo di non aver segnalato nulla in questa occasione, arbitro che non ha preso provvedimenti, sembrava essere coinvolto il numero 6, Sossai. Formiamo momentaneamente in 10, si attende l'ok dell'arbitro per ripartire. Sbagliata l'apertura ora dell'Aprilia e Zaccaro rientra. Cerca la 14ª marcatura stagionale, a 10 in campionato, 3 in coppa, dove il Formia è uscito prematuramente. Ora il lancio profondo proprio per Zaccaro, Sossai di testa. Poi a centrocampo il Formia scambia con Volpe, apertura buona per Carfora. All'indietro di testa per Carginale, Carginale su di lui un avversario, trova centra, l'appoggio all'indietro. Poi ancora per Zaccaro di testa, Carfora lascia scorrere, poi controlla. Cioè centra, Carfora forse prepara il cross che parte in questo momento, chiusura dell'Aprilia, poi centra, sfiora il pallone di testa, Carfora a terra e c'è il calcio di punizione con l'Aprilia che già stava ripartendo ma è stato fermato tutto
Dopo quasi 12 minuti di gioco, sempre 0-0 il Formia che cerca un altro scalpo importante in questa sua campagna interna che si sta dimostrando decisamente fruttuosa nelle gare disputate qui a Maranola. Centra. Pallone in mezzo, scavalcato Zaccaro, scavalcati tutti, Caruso in presa. E poi il lancio profondo di mano per Fortunato, Fortunato che però deve saltare Volpe, il fallo del capitano Formiano. E dunque tutto pronto per un altro calcio di punizione. Mister Venturi osserva, così come Rosolino dall'altra parte. Stop il controllo, tentato di petto, poi sfiora anche il guardalinea una volta che il pallone è uscito. Ultimo tocco del Formia con Vitale. Pallone in mezzo di testa, prova la sponda, cioè poi ancora l'Aprilia al tentativo, pallone messo in mezzo da Fortunato, respinto via. Non si sblocca questa partita con un'impostazione abbastanza farraginosa da parte di entrambe le formazioni. Il Formia ora prova ad andare, cerca l'azione personale centro, avrebbe forse potuto servire Zaccaro, poi fallo fischiato a Sellitti. Centra ha perso l'attimo per servire Zaccaro e invece è andato in azione personale sul filo del fallo laterale. Ancora Aprilia, ancora Fortunato, anzi no, anticipato Casimirri. Arriva Scibilia a incaricarsi del calcio d'angolo. Formia che prende in consegna gli avversari, predispone le marcature. Zaccaro a difesa del primo palo. Parte il pallone, la girata! Finisce di un nulla a lato. A terra intanto Capitan Mancini. Probabilmente sembrava un 5 su quella maglia. Con un altro tiro dell'Aprilia che ha lasciato di sasso De Bonis. Questo classe 99 continua la linea verdissima dei portieri di Casa Formia. Scognamiglio 98, De Bonis 99, Damiano 2000. De Bonis proveniente da Fondi. Prolunga bene Carginale per Zaccaro, un altro colpo qui e forse c'è provvedimento, anzi no, altro colpo duro su Zaccaro. Signor Cumbo. Va a redarguire Sossai in maniera decisa, ma senza prendere provvedimenti. Potrebbe scattare il cartellino al prossimo intervento abbastanza avventato di Sossai. Vedremo come evolverà questa situazione. Intanto centra ancora lui sul punto di battuta. Palla in mezzo, salta Zaccaro di testa e la palla che si insacca. Un gol spettacolare di Vincenzo Zaccaro. L'Aprilia in svantaggio al 16° minuto. Zaccaro che qualche secondo prima era a terra dolorante è salito in cielo. Ha colpito di testa e Caruso non ha potuto farci assolutamente nulla. 16 minuti e Zaccaro porta in vantaggio il Formia. 1-0. Undicesima rete. Undicesima rete stagionale in campionato, quattordicesima totale per Vincenzo Zaccaro, 1-0 Formia. Aprilia sotto, che ora prova a ripartire. Un gol arrivato quasi dal nulla, ma veramente spettacolare. Ora l'Aprilia perde questo pallone.
Non riesce a controllare, c'entra. C'entra, riesce a mandare avanti il pallone. Anticipato però Carfora. Poi ancora Carfora all'anticipo. Fa carambolare il pallone sull'avversario, però la palla non esce. Carginale, Carginale prova la giocatona. Forse un po' rischiosa, se ne va. Ci manca, ma c'è il cartellino giallo per Carfora. Al 17° minuto. Ammonito Sandro Carfora. Aprilia che dunque va a battere questo calcio di punizione. Dunque primo cartellino che è di paternità formiana per questa partita. Sul punto di battuta Cimanga e Zeccolella. Cimanga probabilmente toccherà per Zeccolella, così è il numero 7, non crossa però va raso terra, la palla che torna ancora a Cimanga, non crossa in un primo momento, perde l'attimo e tocca Carfora. E dunque ancora fallo laterale per gli apriliani. Aprilia al momento fermo a 36 punti, al quarto posto. A 38 ci sono Vissartena e Colleferro. Con il Cassino che ha rallentato, ma è comunque distante anni luce a quota 49. Una spazzata ancora decisa da parte del Formia. Bisogna recuperare un altro pallone dalla zona delle panchine. Siamo per toccare, completare il 19° giro di lancette di questo primo tempo. Formia in vantaggio 1-0 sull'Aprilia, rete spettacolare di Zaccaro. Di petto Sellitti, poi Zaccaro. Tocca per Carfora l'apertura di prima intenzione a cercare Avallone. Anticipato, ma è ancora Formia con Centra. Castiglione l'apertura, Carginale la controlla. Non era facilissimo di prima, Carfora ancora Carginale. Poi Baleotto. La serie di tocchi, la palla che arriva a Carfora che fa velo per Zaccaro. Anticipato Carfora. Sarebbe potuto forse andare al tiro, poi Volpe in scivolata, batte Vitale. Prende un brutto colpo dal suo capitano e compagno di squadra. A terra Vitale. Era un po' una situazione scomoda con Volpe che ha pensato solo ad andare in anticipo e non si è accorto che stava arrivando Vitale a tutta birra. Inevitabile l'impatto per questa prima metà di primo tempo che se ne sta andando al comunale di Marano. La continua a cantare il tifo formiano, continua a battere il sole, a riscaldare questo pomeriggio. Si sedano intanto alcuni giocatori dal lato Aprilia, mentre Vitale resta ancora a terra. Aprilia che arriva da 4 vittorie consecutive dopo che nelle due gare precedenti aveva ottenuto appena un pareggio con l'Audace 3-3 e un KO contro il Serpentara. Poi testa del Formia, poi apertura con Carfora che si vede rincorso, si prolunga il pallone, trova Centra, Centra che però incespica col pallone, va immediatamente a riprendere la posizione, viene rincuorato dai suoi compagni di squadra.
Poi Volpe, Volpe se ne va bene, palla troppo potente per Vincenzo Zaccaro che non può controllare. Allora Caruso dall'altra parte a far ripartire l'azione. Capitan Mancini. In anticipo tentato Avallone, si vede carambolare il pallone addosso. Ancora Caruso, si riparte, l'Aprilia deve costruire un'altra azione. Mancini, palla che forse verrà prolungata per Sossai, così è. Ancora Zaccaro nei paraggi, Sossai gira a largo, va dall'altra parte. Lancio profondo di Mancini, un inserimento, lascia scorrere Vitale che poi deve guardarsi dal ritorno avversario, ma riesce a difendere bene il fallo di fondo. E palla per De Bonis. Un altro pallone conteso a centrocampo, anticipo dell'Aprilia, mentre dalla curva del Formia si alza uno striscione in sostegno del centro Italia. Applausi che arrivano dal resto del comunale. Poi di testa il pallone che arriva di nuovo a Zaccaro che si può inserire, un mezzo disastro dell'Aprilia, però Caruso ci mette una pezza al 24esimo minuto. Formia vicinissimo al raddoppio, Zaccaro non tira alla perfezione anche perché era in corsa e il pallone non gli è rimbalzato nella maniera ottimale. Ancora un pallone però recuperato dal Formia. Carfora, Carfora si vede. Un intervento falloso addosso da parte di Scibilia. Ha rischiato Carfora. Si è un po' addormentato aspettando l'intervento dell'avversario. Gli è andata bene. Apertura per Baleotto, prolunga. Arriva Avallone. Avallone per Zaccaro di testa. Fuori gioco di rientro per Vincenzo Zaccaro. L'arbitro se ne accorge solo in questo momento e fischia il calcio di punizione per l'Aprilia. Sai, c'è Scimanga alla sua sinistra, viene servito in questo momento Scimanga, pallone toccato, ancora smorzato da Carfora, Carginale, Sellitti, Carfora, Formia che deve ripartire, Carfora ancora una volta indeciso qui, inserimento De Bonis un po' titubante sull'uscita e il disastro difensivo della Formia e pareggio dell'Aprilia dal nulla. La rete del numero 10, Casimirri, al 25esimo minuto, stoppa la situazione di vantaggio da solo praticamente il Formia, 1-1, afferma Casimirri e restano a terra sia De Bonis che probabilmente Vitale. De Bonis ha avuto un'incertezza nel momento in cui forse avrebbe potuto uscire. È andato indietro verso la sua porta. Quel secondo gli è stato fatale perché non solo è stato saltato da Casimirri, ma è andato anche a travolgere il compagno di squadra, completando una frittata che porta l'Aprilia sull'1-1 quasi insperatamente per come si era messa la partita. E dunque tutto da rifare. Arbitro intanto vicino a Vitale. Per il Formia si tratta del 37esimo gol subito in questa stagione in campionato. Peggio ha fatto solo il Monte San Giovanni Campano con 42. Si rialzano entrambi con la botta che però è stata bella forte. Incredibile
incredulità sugli spalti per questo pareggio, che più rocambolesco non si poteva. E probabilmente Vitale non ce la fa. De Bonis è in piedi. Vitale sta andando pian piano verso il bordo del campo con Centra ad aiutarlo. Dunque Formia che ripartirà in 10 uomini con questo calcio d'inizio numero 3 del primo tempo, 1-1. Tocca a Zaccaro per Carfora. Assetto d'emergenza per ora per il Formia. Sosta in anticipo su Zaccaro. Zaccaro che però si vede regalato un pallone agli avversari. Poi Carfora a terra. In qualche modo rimane il pallone in possesso del Formia. Poi Carfora addirittura commette fallo a giudizio dell'arbitro. E ancora una volta gioco fermo. Col Formia che forse prepara il cambio di Vitale. Sta per entrare probabilmente Leccese. Dunque per Vitale bisognerà monitorare la situazione in vista delle prossime gare. Partire dalla prossima in casa del Serpentara. Intanto l'Aprilia prova ad attaccare ancora. Girata il tiro! Si allunga De Bonis, che però non tocca. Tiro da parte di Cioè al 28° minuto. Pronto Leccese a fare il suo ingresso in campo e c'è il cambio, dunque dura solo 29 minuti la partita di Vitale. Dentro col 15 Samuele Leccese. Cambio costretto per mister Rosolino. Dunque cambia anche l'assetto, concentra abbassato a livello di terzino. Sbagliato il rinvio e arriva proprio Centra a levare le castagne dal fuoco su Scibilia che si stava involando quasi indisturbato verso la porta. Potrebbe essere che anche De Bonis abbia qualche contraccolpo dallo scontro precedente. Non esattamente impeccabile il suo rinvio. Ci sono due palloni ora in campo. Battuta di Scimanga per l'Aprilia. Ha toccato il pallone da parte di Avallone su Zeccolella che chiedeva quantomeno il calcio d'angolo non accordato. E quindi rinvio che De Bonis, che dunque qualcosa dopo quello scontro l'ha rimediato, che lascia a Castiglione. Rinvio profondo, la palla di marca Apriliana, ancora una volta. Di testa Baleotto, poi vince il contrasto Leccese, si prolunga troppo il pallone. Aprilia che ne esce, palla al piede, poi il Formia rintuzza, rimessa biancoceleste per i biancocelesti ospiti. Si libera Sossai per ricevere il passaggio, prova ad andare in pressing Zaccaro, colpo ricevuto qui, no, no, non segnala nulla l'assistente, non segnala nulla nemmeno l'arbitro. Zaccaro cade a terra, altro capannello, la partita si sta innervosendo sull'asse Sossai Zaccaro. Stanno volando situazioni molto al limite. Mentre il secondo portiere del Formia si sta riscaldando, quindi potrebbe esserci un secondo cambio forzato. De Bonis è appena arrivato per prendere il posto dell'infortunato Scognamiglio. Sarebbe veramente una beffa.
Intanto Zaccaro continua a rimanere a terra. Uno scontro molto duro. Con Zaccaro che solitamente colpi simili non li accusa invano, se non esistessero. Quindi vediamo un po'. L'arbitro ha optato per il nulla è successo, il guardaline non ha segnalato nulla. E dunque provvedimenti non ce ne saranno, ma la partita non sta prendendo una bellissima piega sotto il profilo più che agonistico. L'Aprilia diviso tra la zona del contatto e la propria panchina per ancora dissetarsi, ancora prendere indicazioni dal proprio mister Venturi, mentre Rosolino richiama Castiglione, forse. O meglio, Castiglione si avvicina alla panchina per dissetarsi anche lui. Per ora, movimenti nella panchina apriliana non ce ne sono. Zaccaro si rialza ancora una volta col signor Cumbo di Agrigento che parla con i giocatori dell'Aprilia. Si dovrebbe ripartire un altro pallone restituito dal Formia all'Aprilia. Carfora parla con il numero 8, cioè. E poi sarà Avallone forse a restituire il pallone. È così. Avallone che dice qualcosa al guardaline, probabilmente relativo al fatto che non ha ravvisato nulla nell'episodio precedente. E si riparte con Caruso. Suggerimento per Mancini. Sossai. Cimanga. Ancora Sossai. Numero 6. Ora Carfora, riferimento offensivo. Formia praticamente senza veri attaccanti di ruolo. Carfora che deve provare a fare il suo meglio in quella zona. Ora l'attacco dell'Aprilia, il pallone in mezzo. Il controllo avventato qui. Il Formia che ancora rischia di regalare un'occasione con De Bonis che deve metterci una pezza. Zaccaro che ancora una volta stoicamente sta per rientrare, chiusura di Volpe che evita anche il fallo laterale, lancio profondo per nessuno, Aprilia che perde il pallone, Avallone lascia a centra, rientra Zaccaro, dunque parità numerica ristabilita. Centra per Avallone, prolunga di testa il numero 11. Poi ancora Vallone a tentare l'anticipo su Zeccolella che però tiene la sfera, lancio profondo a cercare Scibilia, Scibilia se la porta avanti di petto, c'entra, non lo può più prendere, pallone in mezzo che taglia l'area. E c'è Carginale che poi è fortunato per un attimo nel rimpallo, poi però la palla non esce ed è calcio d'angolo per l'Aprilia. 36 minuti, 1-1, Zaccaro Casimirri e tanti episodi in questi primi 36 minuti. Tutti i giocatori si mettono praticamente sulla linea di porta. Puoi uscire, Volpe a difendere il primo palo. Pallone in mezzo, la girata e la chiusura provvidenziale. In calcio d'angolo si reclamava un calcio di rigore, ma sinceramente sembrava abbastanza spalla questo intervento di Avallone.
Con il calcio d'angolo che dunque andrà a favore dell'Aprilia. Ancora Scaramucce, stavolta tra Leccese, un giocatore dell'Aprilia. Sembra in arrivo un doppio giallo, una doppia ramanzina. Si opta per la doppia ramanzina, ancora una volta si preferisce la carota al bastone. Si riparte il signor Cumbo d'Agrigento, dà il via alla battuta di questo calcio d'angolo, l'Aprilia che però non batte, anzi quasi preferisce aspettare il parapiglia, poi se ne va Zaccaro da solo. Ultimo tocco di un giocatore dell'Aprilia, chiusura di Zaccaro che prova a tenere ancora alto il Formia, Formia che però si fa trovare scoperto, Scibilia. Chiuso da due uomini, però si libera bene, mette il pallone in mezzo, De Bonis in presa. C'entra ancora una volta su quel lato, si era perso Scibilia. Da quando è cambiato l'assetto per l'uscita di Vitale, Formia che ha traballato. Pallone profondo, Zaccaro anticipato. Pallone sparato profondo dall'altra parte dall'Aprilia. Fraseggia a centrocampo il Formia, apertura per Avallone. Avallone deve arretrare però. Si era proposto in avanti Volpe, poi suggerimento di Castiglione per nessuno, Mancini. Pallone profondo a cercare ancora Scibilia di testa Carfora, però la palla finisce proprio al numero 11 dell'Aprilia. Inserimento qui da parte di Fortunato che prova l'incursione. Carfora incespica sul pallone, riesce a prolungarla, poi Volpe su Cimanga, ultimo tocco del capitano Formiano, ancora Scibilia che praticamente abita oltre la linea dei difensori formiani, che spesso e volentieri se lo perdono. Poi il lancio profondo, stavolta De Bonis esce, e la presa, minuto 39-30. Ancora un pallone sbagliato da Castiglione che interviene due volte sul pallone. Nel primo caso forse qualche dubbio. Comunque il Formia può andare, ma sbaglia l'appoggio. E allora De Bonis deve uscire di piede su Bussi, che forse il colpo l'aveva preso nel primo caso. Arbitro che ha fatto proseguire invece. Ma ancora una volta una mezza frittata, stavolta con protagonista Castiglione. Il Formia non è sereno lì dietro. Una partita che sta prendendo brutte pieghe per i padroni di casa in termini di tranquillità di gioco. Avallone aspetta contro sole la battuta del Formia. Palla che arriva a Zaccaro di testa. Apertura di Volpe proprio per Avallone. Avallone deve saltare un avversario, ne ha due, anzi tre addosso, se ne va quasi Avallone. Intercetta ancora la palla, poi la tiene in campo. Pallone non vuole saperne di uscire, forse però esce in fallo di fondo, così è. Rimessa di fondo per l'Aprilia con Caruso. Corsa lunga per il portiere che poi rinvia in anticipo Avallone su Cimanga, prova il lancio profondo, sospettava, o meglio si aspettava un inserimento di Zaccaro, uno scatto in profondità, invece Zaccaro stava venendo praticamente incontro e dunque a pochi secondi dalla precedente battuta. Ancora un rinvio dal fondo, quasi al 42esimo minuto, ancora Vallone in anticipo qui su Cimanga.
battuta del numero 3. Anticipo Volpe, intervento falloso. Zeccolella a terra. Zeccolella autore di una rete in stagione. Mancini. Si propone un giocatore dell'Aprilia in alto sulla destra, però Cardinale lo va a chiudere, ora l'inserimento del numero 10, ospita la palla in mezzo, tocca Castiglione, poi pallone che arriva a De Bonis, ma Casimirri aveva seminato il panico. Ancora 42 minuti. E ancora un traballamento indietro per il Formia. Sellitti di testa per nessuno. C'è Mancini che può controllare e smistare tranquillamente. Poi ruba il pallone. Cardinale. Ultimo tocco suo. Recupero che dovrebbe esserci. Vediamo l'arbitro quanto ne accorderà. Aprilia che apre il gioco, cambia il versante. E allora il pallone deve indietreggiare il tocco per Bussi. Viene sporcato il pallone. Volpe poi non è perfetto. Scibilia. Fallo di Volpe per il numero, in favore del numero 11 dell'Aprilia. Con 4 che dovrebbero essere i minuti di recupero accordati. Parecchi parapiglia in questo primo tempo, dove quando si è giocato sono stati segnati due gol. Purtroppo per il Formia, però entrambi li ha fatti quasi il Formia. Il primo splendido di Zaccaro, il secondo un patatrac difensivo di proporzioni colossali. Ancora Cimanga per Zeccolella, non tocca il numero 3, è una finta, la palla che però arriva per il tiro, ancora un tentativo, il palo e poi Bussi che dovrebbe essere in fuorigioco. E allora tutto invalidato, Aprilia a un passo dal gol del vantaggio al 44esimo, col tiro dal limite dell'area che aveva battuto De Bonis. Ma si è impresso sul palo. 4 minuti di recupero a partire da ora. Si giocherà fino al 49esimo di testa Zaccaro anticipato. Vuol per incorrere l'avversario, Scibilia scambia con Bussi che prova a dargli il passaggio di ritorno, ma viene chiuso. Zeccolella lascia Scimanga. Si va indietro da Sossai. Il pressing leccese che arriva da Caruso. Il retropassaggio non è di quelli migliori per il portiere dell'Aprilia. Allora il Formia recupera il pallone con Cardinale. Palla profonda per Leccese, rimasto avanzato. La palla in mezzo. Prova una cosa impossibile a Vallone. Palla che si spegne sul fondo. Sta per andare il primo dei quattro di recupero. 3 al riposo. Parte il rinvio di Caruso, che sbaglia però. Allora Sellitti intercetta. Dovrebbe essere in enorme vantaggio Bencivenga, che raccoglie il pallone in fallo laterale. Ancora però il Formia a intercettare di testa. Leccese prolunga il pallone. Volpe per Sellitti, ultimo tocco dell'Aprilia. E allora sarà il Formia a provare a schiacciare gli avversari nell'area di rigore. Leccese apre per Volpe, Volpe anticipato, ultimo tocco, vediamo,
Aprilia e dunque rimessa Formia. 47 minuti nel primo tempo, 120 secondi al duplice fischio. Il Formia che prova a riaffacciarsi con un po' di insistenza in avanti. Primo tempo molto difficile, eccezione fatta per l'azione che aveva portato al gol del vantaggio di Zaccaro. Ora centra sovrastato di testa, arriva in chiusura Castiglione. Ancora di testa l'Aprilia, Carfora per Volpe, Leccese, Zaccaro recupera, non si sa come l'equilibrio, il tiro deviato e smorzato. 47-40, ancora l'Aprilia, troppo frettoloso però. Carfora per Volpe che resiste all'assalto di un avversario, può andare Volpe, qui l'ha trattenuta, il cartellino giallo che è automatico per Cioè. Cartellino giallo al 47esimo. Calcio di punizione per il Formia. Su calcio da fermo proverà probabilmente Leccese. La zona è centralissima. Mancano 45 secondi alla fine, quindi dovrebbe esserci appena il tempo per battere questo calcio di punizione. E poi sarà intervallo. Leccese e centra sul punto di battuta. Barriera molto folta e molto alta quella dell'Aprilia. Compito arduo per Leccese questo. Disturbo a pallone Zaccaro. Parte Leccese, il tiro che passa, finisce a fil di palo e rinvio dal fondo con il quarto di recupero che è andato. E allora si aspetta solo il pallone rimesso a centrocampo con questo rinvio e il duplice fischio che arriva in questo istante. Formia 1, Aprilia 1. Formia con molti rimpianti e qualche infortunato di troppo dopo il gol dell'1-1 e tante proteste per alcune situazioni sospette. Sarà l'Aprilia a battere questo calcio inizio del secondo tempo qui a Maranola. Formia Aprilia 1-1 il primo tempo, un primo tempo con ben 4 minuti di recupero che ci stavano decisamente tutti per quello che era successo. Due reti, tanti parapiglia e molti episodi, alcuni di questi parecchio dubbi. Zaccaro autore di un gol, ma anche protagonista di gran parte di questi episodi. Intanto il Formia prova a ripartire a sprombattuto. Leccese, la chiusura di Bencivenga, poi Sellitti ondeggia sul pallone, serve Volpe, Formia che attaccherà sotto la curva dei propri tifosi, la palla per Leccese che cade a terra, tutto regolare, l'Aprilia riparte, tentativo di Zeccolella, gli tocca il pallone in recupero a pallone. Poi centra, anzi Baleotto. Carfora sbaglia qui, ci manga. Pallone in mezzo, Baleotto prova a lanciare per Zaccaro. Zaccaro però chiuso da Sossai, il pallone non esce. Sossai a terra e fallo di Zaccaro. A giudizio del guardalinee. Aprilia che al momento mantiene il quarto posto salendo a quota 37 a meno 1 dal duo Artena e Colleferro, con l'Artena che ha vinto e dunque ha ripreso il Colleferro sconfitto e è ritornata momentaneamente al secondo posto che appunto aveva perso nello scorso match. Carfora profondo, Zaccaro non può arrivarci, poi chiusura
Qui fallosa. Anzi, no. Chiusura da parte del Formia con il fallo su Castiglione. Si alza un po' di vento al comunale di Maranola. Castiglione profondo. Zaccaro riesce a toccare di testa, prende in controtempo a pallone. Ancora un pallone lanciato per Bussi. Di petto Volpe. Può andare avanti, ultimo tocco dell'Aprilia, chiusura davanti alle panchine. Rosolino si fa sentire. Per ora resta in porta De Bonis con Damiano che prosegue le operazioni di riscaldamento. Formia che riparte dalla propria difesa. Baleotto, Leccese. Apre per Carginale, preso quasi alla sprovvista, poi riesce però a servire Sellitti. Sellitti chiuso. Rimessa Aprilia. Bencivenga, Bencivenga scivola, non c'è Sellitti dal lato giusto per avventarsi, cade a terra Casimirri, Formia continua a giocare qui, l'apertura ci manca, Casimirri si alza, sbaglia però l'aprile intanto dall'altra parte, ancora palla per il Formia, qui fallo su Avallone. Carfora. Si muove intanto a fari spenti sotto la nostra postazione Sellitti. Con Bencivenga che sta guardando il pallone. Prova ad andare Casimirri dalla sua parte. Anzi no. Forse la palla era proprio per Sellitti, però era troppo corta. Tunnel ai danni di Centra. Poi però Avallone. Avallone che prova a chiudere il triangolo con Volpe. Ancora un fallo laterale. Dopo quasi 4 minuti di gioco rimane la situazione di parità 1-1. Zaccaro Casimirri. La palla arriva a Zaccaro, la giocata di Zaccaro che poi prova a entrare in area, viene chiuso. Riparte l'Aprilia, Bussi totalmente da solo contro tre uomini, prova a far valere il fisico, chiusura di Castiglione. Castiglione per Centra. Avallone riceve la palla, poi all'indietro per Castiglione. La situazione era parecchio ingarbugliata qui per il Formia che ne esce con un fallo a proprio favore. Mister Venturi restituisce il pallone agli avversari. Ancora Castiglione alla battuta. Baleotto. Bencivenga, anzi Carginale, scusate. Scambio di numeri 2. Baleotto, Baleotto chiuso da Bussi e Casimirri. Deve andare da Castiglione. Carfora. Fa lui il terzino in questo secondo tempo. Concentra che è ritornato al centro del centrocampo. Caruso, la sua battuta. Leccese scavalcato, Bussi anticipato, poi Leccese vince per un attimo il contrasto. Sellitti soffia il pallone all'avversario, salta un altro avversario, prova ad andare da solo Sellitti. Rimpallo vinto, apertura per Zaccaro, ancora Formia. Di gran carriera Volpe, Zaccaro prova ad andare da solo, si prolunga troppo il pallone. Avesse usato bene questo allungo sarebbe stato veramente molto pericoloso. Poi la chiusura di Luca Centra. Bencivenga. Passatevi la palla, Zaccaro! Cioè. Scimanga la chiusura sul suo passaggio e poi Avallone per Carfora che però non riceve. Di nuovo Aprilia, prova ad andare profondo, c'è il fuorigioco nettissimo qui di Casimirri. Con Bussi che poi riceve, ma a gioco fermo. Carfora, profondo, poi Zaccaro fuorigioco di rientro, ravvisato
I danni del numero 9. Aprilia che cerca il fraseggio rapido, riesce a cambiare fronte, a trovare fortunato il suo cross. Bussi. Bussi si libera in qualche modo. Una mezza trattenuta forse non ravvisata. Ma l'Aprilia non protesta troppo, quindi prosegue. Ancora azione personale, stavolta di Scibili, ha chiuso a tre uomini, esce a vallone, palla al piede, poi intervento falloso. Signor Cumbo di Agrigento ravvisa questo fallo e allora il Formia deve ripartire. Nuovamente Castiglione. Zaccaro salta, forse in maniera troppo vigorosa, a terra, cioè. E dunque calcio di punizione per gli ospiti. Battuta profonda a cercare lo scatto di Casimirri. Casimirri che tocca, ma non controlla. De Bonis posiziona il pallone e lo lascia Castiglione. Per un nuovo rinvio che rincorsa Castiglione. Palla spedita nella zona di Zaccaro. Di testa a Leccese, l'apertura per Sellitti che però viene anticipato. Casimirri. Casimirri in mezzo a due esce alla grande. Un elastico fenomenale, intanto Sellitti in scivolata. Può andare, prova a saltare Zeccolella, non riesce. L'Aprilia si rifugia in fallo laterale. Leccese lascia a Carginale. La palla per Sellitti, chiusura, guadagna qualche metro il Formia, sempre fallo laterale. Leccese. Si gira bene, difende la posizione e c'è il calcio di punizione vicino al limite dell'area, zona d'attacco sinistra della Formia, zona difensiva destra per l'Aprilia. Posizione non esattamente ideale per tirare direttamente in porta, probabilmente si procederà con un cross. Intanto c'è il secondo cambio del Formia. Fuori centra col numero 8. Applausi per lui. Applausi per il classe 97. Dentro col numero 17 di Florio. Al 54esimo minuto di gioco. Formia che si gioca il secondo cambio. Aprilia che non ne ha ancora effettuati. Si stanno scaldando in massa i giocatori ospiti. Leccese sul punto di battuta. Parte Leccese, il pallone in mezzo, il primo difensore dell'Aprilia non viene scavalcato e allora palla fuori. Però Carfora poi può controllare, prova ad andarsene, forse il pallone è troppo lungo, riesce a tenerlo dentro. E c'è calcio d'angolo. Calcio d'angolo conquistato di caparbietà da Sandro Carfora. Formia molto alto con i tre ultimi uomini. Palla in mezzo, prollungata. Poi arriva Sellitti, svirgolato il tiro. Del primo vero tentativo da parte delle due squadre nel secondo tempo. Sellitti ci prova un pallone prolungato, però non era facilissimo perché arrivava un avversario in contrasto e per di più occorreva cambiare direzione al pallone e incrociare il tiro. Sbaglia ora l'Aprilia. Con Carfora che si districa bene, non trova però compagni.
Poi fallo di Leccese qui. L'arbitro va a parlare con i protagonisti di questo intervento. L'Aprilia parte. Battuta profonda. Casimirri, il tocco, poi Formia che evita il calcio d'angolo e c'è il fuorigioco. Fuorigioco dell'Aprilia. Castiglione ricarica il destro. Pallone potente in profondità, prolunga Zaccaro per Di Florio, Di Florio anticipato, ancora Aprilia. Cardinale e Sellitti non riescono a prendere il pallone che viaggia, viaggia però troppo per Fortunato che viene inchiodato in controtempo e poi ora si prende un pallone sulla schiena per fermare l'azione del Formia. Cardinale per Baleotto, Leccese. Cardinale se ne va bene, fa scorrere il pallone, si libera dell'avversario. Formia che cerca di prendere il comando delle operazioni. Ancora Cardinale con lo stesso movimento di qualche secondo fa, se ne va. Poi Di Florio entra in area. Nei pressi del fondo e c'è il rinvio. Ultimo tocco di Florio. Non fortunato qui il numero 17. Mister Venturi torna verso la propria panchina, passeggia avanti e indietro. Forse sta meditando già un cambio. Ora che siamo quasi al 60esimo, stiamo per sfiorare l'ora di gioco. Il punteggio rimane di 1-1. Avallone. Avallone salta un avversario. Prova ad andarsene, poi cambio di direzione, ne ha due addosso, ancora Vallone, il cross, ultimo tocco dell'Aprilia che non evita il fallo laterale. E arriva Carfora a incaricarsi della battuta. Carfora per Zaccaro, Zaccaro si libera bene, il pallone in mezzo alla testa di Sellitti, Di Florio si gira! Sulla traversa, applausi, ma poca fortuna qui al 59esimo. Sull'asse Zaccaro, Sellitti, Di Florio. La girata di prima intenzione del numero 17 alla ricerca del suo terzo gol stagionale. Finora ne ha fatti due, tutti in campionato. Caruso, autorizzato dall'arbitro a procedere con il rinvio dal fondo, nel cerchio di centrocampo di Petto Bussi, però poi arriva Volpi, ancora il Formia, Zaccaro non controlla. Gioco che prosegue, regola del vantaggio in favore dell'Aprilia che prova ad andare, si inserisce con Casimir, il tiro De Bonis in calcio d'angolo. Al 60esimo si riscatta parzialmente De Bonis. Il Formia rimane in situazione di parità, prima vera occasione per l'Aprilia in questo secondo tempo. Aprilia che aveva colpito anche un palo nella finale di prima frazione al 44esimo. La palla che ora arriva, si reclama un tocco da parte dell'Aprilia. Il gioco prosegue. Ancora gli ospiti. La palla nella zona di Baleotto, di testa. Sellitti colpito qui e c'è un giallo per Mancini. A terra anche Volpe. Ammonito Mancini al 61esimo.
E Volpe forse era a terra per un colpo ricevuto da Sossai, a quanto sembra, a quanto si vocifera da queste parti. Si trattava del numero 6. Ogni modo, l'arbitro doveva dare ancora il via alle operazioni. Questo calcio di punizione va ribattuto. Castiglione, la palla profonda, Sellitti di testa di Florio, poi Zaccaro. Zaccaro propone, ma non trova nessuno in grado di rispondere con questo pallone. Bussin, pressing, colpito Volpe. Leccese, ancora Volpe, difende bene il pallone Leccese per il suo capitano, poi Volpe svirgola. Ancora Aprilia, mentre l'arbitro va a dire qualcosa a Bussi. E c'è il cartellino giallo per il numero 9 al 62esimo minuto. Forse ancora proteste, anche in questo caso per Bussi. Si dovrebbe poter ripartire con questo fallo laterale lungo che però l'Aprilia non riesce a sfruttare. Allora il Formia con Di Florio, ancora intervento falloso qui. L'Aprilia che forse si sta trovando un po' impantanato in questa ripresa. Un po' di nervosismo affiora, d'altronde la posta in palio per l'Aprilia è alta. Cardinale prova ad andare su di lui, due avversari, il cambio di direzione di Cardinali, il cross in mezzo, la chiusura in tuffo. Ancora però Formia, Sellitti, Volpe, l'apertura per Cardinale che riesce a sporcare il pallone in qualche modo, il colpo di Volpe e c'è cartellino giallo per il capitano Formiano. Ben ci venga a terra. Volpe è andato sul pallone, forse a gamba troppo tesa. C'è il giallo. Al 63esimo. Ora intanto Casimirri e Baleotto parlottano sotto la tribuna. Siamo saliti a 5 ammoniti, tutti ancora in campo. Volpe e Carfora da una parte, Mancini cioè e Bussi dall'altra. Il calcio di punizione, l'Aprilia batte in posizione ben più avanzata del punto dove è avvenuto l'intervento. Comunque, ben ci venga che non esce, rimane in campo. De Bonis esce e tiene il pallone lì. Aspetta che il Formia si riposizioni per poi andare in là con questo rinvio di piede. È una nuova azione di Florio, spostato da Sossai a terra. Si prosegue ancora. Aprilia in possesso. Bussi di prima, l'inserimento di un giocatore dell'Aprilia. La chiusura però di Cardinale che prende il tempo alla perfezione. Leccese profondo, il passaggio a tagliare per Zaccaro, poi non si comprendono, due giocatori dell'Aprilia e regalano una rimessa laterale al Formia che prende un po' di coraggio al 65esimo. Poco più di metà frazione ancora a disposizione prima della segnalazione del recupero. Leccese di prima, ben ci venga. Bussi. Anticipo di Baleotto, poi la chiusura di Castiglione che non riesce a tenere per un nulla in campo il pallone. Bussi lascia ben ci venga. Altro pallone conteso, stavolta a prevalere l'Aprilia. L'ultimo tocco di Cardinale. Ben ci venga. Scavalcato Cardinale, Bussi può mettere il pallone in mezzo, palla che non è uscita. Il tentativo e poi il tiro da parte di Zeccolella.
Palla che comunque va sul fondo. E Castiglione al rinvio. Rinvio profondo di Castiglione. Di Florio lascia scorrere per Zaccaro. Pallone prolungato dall'Aprilia che recupera. Fortunato. Viene incontro Scibilia che prova l'apertura, non riesce, Sellitti. Non è il tempo dello strappo di tacco per Carginale. Aprilia che alleggerisce ancora una volta. Poi De Bonis. Carfora. Zaccaro di prima sulla corsa per Avallone. Cross in mezzo di Florio. Non stoppa, cerca la conclusione rapida e non è la soluzione migliore. Palla altissima, tiro difficilissimo. Caruso al rinvio, stacca ancora Zaccaro che aveva preso bene la posizione stavolta. Scivolata, Avallone, intervento falloso qui. Mentre il sole inizia ad abbassarsi, tra un po' probabilmente arriverà anche un po' di freddo. Di testa Baleotto. Sellitti prova a rincorrere la palla, a terra ben ci venga. Sellitti non riesce a tenere il pallone. Non era stato ravvisato nulla, sarebbe potuto andare via. Se solo quel pallone non avesse varcato la linea. E ci venga per Zeccolella, ruba il pallone Volpe che se ne va. Zeccolella prova a trattenerlo, non riesce, Volpe. Volpe prova il piazzato centrale. Caruso in presa. Lancio profondo ancora l'Aprilia che non riesce a trovare Bussi. Baleotto prova a pressare Fortunato. Si va da Carfora. Avallone lascia scorrere, lascia sul posto l'avversario e se ne va. Avallone. Il passaggio per Di Florio, scavalcato, arriva però Sellitti, il Formia ha una buona occasione, punta l'avversario in aria, Sellitti il tiro, deviato e poi arriva Caruso che forse evita il calcio d'angolo. Evita l'angolo Caruso. Ancora una volta però il Formia, con le proprie frecce, in questo caso Avallone, prova a creare pericoli agli avversari. Bussi in disturbo, induce quasi all'errore Baleotto, poi si addormenta un po' Carfora. Arriva Scibilia. Carfora in chiusura, ultimo tocco. In calcio d'angolo, dunque Carfora. Mentre dovrebbe essere effettuato un cambio per l'Aprilia. Palla in mezzo, De Bonis esce a vuoto e c'è il pareggio, anzi il vantaggio dell'Aprilia. Il 2-1 con Capitan Mancini, sovrasta De Bonis in uscita, non perfetto. Ed è il vantaggio dell'Aprilia che si porta avanti al minuto 70 con Mancini. A 1 a 20 dalla fine. L'Aprilia la ribalta e per il Formia ora è dura. Mancini imperioso nel suo stacco. Il cambio che non viene più effettuato forse per l'Aprilia. Ora è il Formia che deve inventarsi qualcosa. Zaccaro si prolunga il pallone, entra in aria, mette in mezzo. La chiusura dell'Aprilia, poi a terra un giocatore ospite e il
Calcio di punizione. Zaccaro ha provato lo spunto. Come si chiama? Ah, Mancini. Ha fatto due gol Mancini. Ecco, quello primo che ha fatto. Il rinvio di Caruso. Bussi tocca e anticipa l'avversario, poi Carginale lo fa carambolare, fa carambolare il pallone sull'avversario. Volpe. Volpe tiene la sfera. Ancora rimessa laterale. Carginale non sa chi darla, suggerisce per Leccese. Carginale, Leccese, soluzione rapida. Zaccaro scodella questo pallone per Di Florio. Arriva Volpe. Di Florio, la palla per Zaccaro, il tiro! Illusione del pareggio! Palla che esce di nulla al 72esimo. Zaccaro stava per cacciare la magia dal cilindro. Non è andata. La palla più nitida per il pareggio. E il terzo cambio del Formia. Fuori Sellitti, dentro Coppola. ...17 più recupero alla fine. Formia deve ribaltare questa partita se non vuole rimediare il terzo KO interno stagionale dopo quelli contro Audace e Cassino. Prova ad andare Scibilia alla chiusura, non efficace ancora l'Aprilia. Gioca col pallone il numero 10, chiusura di Carginale che evita il 3-1. C'erano due giocatori soli davanti a De Bonis. Ancora Aprilia con Casimirri. Arriva Carfora, intervento regolare sul pallone, ultimo tocco dell'Aprilia. Rinvio dal fondo. Il Castiglione va già a prendere postazione per il rinvio. Forse ora ci sarà il cambio... Anzi no, Guardalini segnala qualcosa all'arbitro, piovuto qualcosa in campo da sotto la curva dei giocatori dei tifosi del Formia e Volpe viene incaricato di sedare gli animi e sistemare un po' la situazione. Leva un po' di pezzi che erano piovuti in campo. E ora si dovrebbe poter ripartire il signor Cumbo di Agrigento. Dai il via. Castiglione. Deve recuperare la posizione. Tiene in gioco praticamente tutti. Ancora Aprilia. Bussi in posizione regolare davanti a De Bonis che esce. La chiusura, in qualche modo il Formia si salva. Ma ancora una volta una situazione complicatissima con Bussi che era scattato da dietro, dunque in posizione regolare. Salta De Bonis, chiusura provvidenziale in calcio d'angolo. Con l'ultimo tocco ravvisato di un giocatore del Formia, dunque la carambola è andata prima su Bussi, poi è tornata sull'ultimo difendente formiano. Ancora calcio d'angolo, sul precedente arrivò il 2-1, ora stacco dell'Aprilia che però non trova il bersaglio. De Bonis ancora leggermente zoppicante. Formia che ha effettuato tutti e tre i cambi, Aprilia che deve effettuarli tutti e tre. A terra Coppola qui, Mancini già ammonito, l'arbitro accorda il semplice calcio di punizione.
Battuta per Zaccaro che fa proseguire per Di Florio. Di Florio che può entrare in area, a terra, e c'è calcio di rigore. Calcio di rigore per il Formia al minuto 76. Episodio che potrebbe riequilibrare la partita. Giocata di Di Florio che ha saltato l'avversario. È stato atterrato. Arbitro che ci ha pensato un secondo, poi ha indicato il dischetto ed è pareggio per il, cioè, o meglio tentativo di pareggio per il Formia con Vincenzo Zaccaro, che andrà contro Caruso. Dopo aver segnato di testa nel primo tempo, proverà al minuto 77. A raddoppiare, tanto c'è da sedare un po' di situazioni, le proteste sono state veementi, il calcio di rigore è accordato, Zaccaro sotto la curva dei propri tifosi. Tutti assiepati al limite dell'area di rigore per andare addosso a questa eventuale ribattuta del calcio di rigore. Con Zaccaro che ora forse può partire. Arriva il fischio. Zaccaro contro Caruso. Parte Zaccaro! Pareggio! 2-2! Vincenzo Zaccaro ancora una volta va a festeggiare sotto la curva per il nuovo pareggio. E l'Aprilia si ritrova di nuovo in situazione di parità. Ancora Zaccaro. Minuto 78, un'eternità per battere questo calcio di rigore, poi Caruso ha sbagliato lato, ha battezzato quello sbagliato e ora sì, c'è un cambio per l'Aprilia. Fuori il numero 7, Zeccolella, dentro il numero 18, Monteforte. Al 79esimo minuto, primo cambio per l'Aprilia, 2-2. Azione iniziata da Zaccaro che ha servito Di Florio. Di Florio punta l'area, entra, punta l'avversario, cambio di direzione, atterrato, calcio di rigore e pareggio. Questa è la dinamica dell'azione che al momento ristabilisce la parità. Carfora all'indietro per De Bonis che esce. Rinvio lunghissimo, Zaccaro scavalcato dal rimbalzo del pallone, a terra un giocatore dell'Aprilia, si trattava di Sossai. Battuta profondissima a cercare Bussi, scavalcato, poi c'entra, o meglio Baleotto, ma c'è fuori gioco. Ma che cazzo ti sei fatto? Punizione battuta nel cerchio di centrocampo, la raccoglie Leccese. Apertura nella zona che dovrebbe essere occupata da qualcuno, ma Di Florio era in ritardo. Scambio qui con Volpe atterrato, regola del vantaggio. L'arbitro fa proseguire. Vantaggio che non si concretizza, Aprilia che riparte, Volpe che resta a terra, va l'Aprilia in 3 contro 5 praticamente, prova l'attacco, saltato Carfora, palla che sta per arrivare al numero 18, il neo entrato Monteforte che viene anticipato, poi Formia però lento ad uscire, poi il fallo di Leccese qui dal limite, Volpe che è a terra. E vediamo se vengono presi provvedimenti per la situazione precedente, così non sembra.
Volpe che resta dolorante a terra, l'arbitro e il guardaline si sono totalmente dimenticati di lui. Mentre Caruso continua a dire qualcosa al membro dello staff entrato in campo per soccorrere Stefano Volpe. Mentre il gioco è totalmente dall'altra parte con il calcio di punizione dal limite per l'Aprilia. Mancano 8 minuti alla segnalazione del recupero, ma sembra veramente che manchi un'eternità. Punteggio sul 2-2, l'arbitro che intanto predispone la barriera. Come se sostanzialmente non ci fosse nessun infortunato. Barriera predisposta. Signor Cumbo che si gira, ma praticamente non si rende conto forse della situazione di soccorso. Ora va. Con i giocatori dell'Aprilia che lamentano la perdita di tempo, i giocatori del Formia e i tifosi del Formia che lamentano il fatto che l'arbitro stia ignorando praticamente Volpe. Volpe ora a cui viene intimato di uscire dal campo per poi rientrare. Il giovane arbitro agrigentino che si sta trovando alle prese con una partita scorbutica che non sempre è riuscito a tenere in mano, forse per brevi tratti. Volpe è uscito, dunque si può partire con il calcio di punizione per l'Aprilia. Il tiro diretto De Bonis inchioda nella propria presa la sfera. Volpe chiede di rientrare, l'arbitro dice di no. Carfora. Formia che deve attaccare in 10, Avallone. Palla in mezzo di Florio, carica il tiro ed è il 3-2. Il Formia in 10 uomini passa in vantaggio ed è il 3-2 clamoroso. E ora entra Volpe, si fionda sotto la curva a esultare con i propri compagni. Aprilia che si ritrova sotto all'84esimo minuto. Di Florio, 3-2. È un finale pazzesco, pazzesco questo. Tutti i giocatori dell'Aprilia con le braccia sui fianchi, quasi increduli di quello che è successo in 6 minuti, 2 reti subite per un Formia che era praticamente alle corde. E mancano 5 minuti più recupero alla fine. Aprilia che ha ancora 2 cambi da effettuare. Si scalda praticamente tutta la panchina. Caruso battuto, non è riuscito a toccare in maniera decisiva. Di Florio ha avuto tutto il tempo per caricare indisturbato qui. Intervento un po' di braccio di Coppola che ora insegue l'avversario. Il Formia che si ritrova a difendere un preziosissimo vantaggio. Bussi superato, poi palla buttata via. Di Florio stacca, ancora contrasto vinto dall'Aprilia. Poi Carginale profondo a cercare Zaccaro. Palla che non arriva perché c'è la chiusura di Mancini, l'autore del momentaneo 2-1. Palla intercettata da Avallone, si rifionda avanti il Formia. Pallone profondo per Zaccaro, forse riesce a arrivare Caruso, così è. Anticipa Zaccaro. 85esimo minuto, altra occasione. Poi il calcio di punizione su Casimirri. Mancini, pallone per Bussi di testa, forse fa il gioco dell'Aprilia questo colpo di testa di Castiglione, pallone che praticamente era morto. Scibilia carica il cross, Bussi, poi Di Florio dall'altra parte a buttare via questo pallone. L'arbitro che ferma tutto perché deve allacciarsi le scarpe al momento. Dunque scena
po' impacciata, diciamo. Siamo all'86esimo e 30 secondi, 3 minuti e mezzo alla segnalazione del recupero, che dovrebbe essere corposo. Intanto si prepara il secondo cambio dell'Aprilia. Aprilia che ora perde questo pallone cardinale. Zaccaro, ultimo tocco di Mancini. E cambio probabilmente, sì. Cambio effettuato. In questi secondi siamo all'87esimo. Esce il numero 3, Scimanga. E vediamo chi esce, chi entra. Per la fretta non usa nemmeno la lagnetta luminosa il team apriliano. Rimessa per l'Aprilia, vediamo il numero del giocatore che è entrato. Non è ancora possibile vederlo. Ancora rimessa per l'Aprilia, il numero 17, benvenuti. Palla recuperata da Di Florio. Di Florio che si districa bene ed è rimessa a Formia. A Vallone avrebbe davanti a sé una prateria se si riuscisse a servirlo. E intanto colpo qui di Mancini, secondo giallo ed espulsione per lui. Secondo giallo, espulso Mancini all'88esimo minuto. Aprilia che chiude in 10 e ora si fa veramente dura. Ennesimo colpo preso da Vincenzo Zaccaro. Ennesimo colpo preso da Zaccaro che chiede i soccorsi. Partita che dava avvisaglie di cartellino rosso sin dall'inizio, sin dai primi minuti, quando si è avuta la sensazione che potesse degenerare spesso e volentieri. Si riprende con Zaccaro in piedi. Dunque il Formia in superiorità numerica, in vantaggio di un gol, a 1 minuto e 10 secondi dalla segnalazione del recupero. Apertura per Avallone. La palla che arriva al numero 10, che controlla in qualche modo. Monteforte su di lui. Avallone perde il contrasto. Monteforte. Il passaggio però non è dei più precisi. Allora l'Aprilia, scusate, deve ritornare nella propria zona. Poi in fuori gioco Vincenzo Zaccaro colpisce, tanto per allontanare il pallone in sostanza. Dovrebbero essere 4 minuti anche stavolta di recupero. Sì, 4 minuti di recupero. Una partita che, come nel primo tempo, è stata effettivamente molto spezzettata. Ora Volpe si proietta in avanti, commette fallo su Bencivenga. Ancora l'Aprilia. Dieci secondi e partiranno i 4 minuti di recupero. Anzi, 5 minuti di recupero. 5 minuti. Da questo istante 5 minuti. Volpe saltato. L'apertura per Scibilia che ha cambiato lato, cardinale va in chiusura e c'è il fallo addirittura su di lui. Formia che finisse così salirebbe a 30 punti, risuperando il Serpentara, che comunque è una gara da recuperare, a meno 2 dal Pomezia, a meno 8 dal secondo posto occupato dall'Artena. Potrebbe certamente ancora cullare bei sogni il Formia e continuare questa favola, anche se è ancora lunga e la strada comunque sarebbe una montagna da scalare. Bussi, l'apertura. Aprilia però non riesce a trovare una soluzione per arrivare in area. Coppola suggerisce per Avallone. Avallone salta un avversario, non va da Zaccaro, va da solo. Apertura per Zaccaro, probabilmente avrebbe spianato una prateria perché c'era Di Florio dall'altra parte. Un minuto se n'è andato, 4 alla fine. Leccese, ancora calcio di punizione per il Formia, che nella prossima gara affronterà proprio il Serpentara. Aprilia invece in casa contro il Roccasecca.
Castiglione morbido per Avallone. Avallone, la chiusura da parte di Benvenuti. 3 minuti e mezzo. Cronometro che scorre. Mister Venturi osserva la situazione. Zaccaro fa scorrere il pallone. Leggera trattenuta, si prosegue. L'Aprilia esce, palla al piede. Zaccaro arriva a intercettare questo pallone. Ma l'arbitro ravvisa un intervento falloso. Poi dice qualcosa a Zaccaro. Mancano meno di 3 minuti e forse bisogna rettificare la posizione. Anzi, no, si era battuto con palla in movimento. L'Aprilia butta il pallone in mezzo, lo perde. Poi Volpe non riesce a toccarlo. Scibilia deve mettere il cross, supera due avversari, entra in area. Poi Leccese spazza via, rimessa Formia. L'arbitro indica chiaramente la rimessa del Formia. 2 minuti e 15 secondi più o meno alla fine. La palla avanti con Zaccaro che si contende questo pallone. Il gioco che prosegue. Prova Coppola ad andare su, cioè. Ancora Formia a intercettare. Palla profonda. Ci crede Volpe che va su Sossai. Volpe senza fallo, già ammonito Volpe. Caruso, rinvio svirgolato ma efficace perché arriva Bussi che prende la posizione e prende anche il pallone. Poi però Avallone per un attimo, anticipato. Casimirri, Bussi. Bussi gli viene toccato il pallone da Leccese, poi l'intervento è di Leccese, l'intervento falloso è di Leccese. Forse non aveva ravvisato nulla e ha fischiato il fallo di mano seguente. Perché altrimenti lì Leccese era andato in anticipo. Manca 1 minuto e 10 secondi alla fine di questa partita, allo scoccare del 50° minuto del secondo tempo. Calcio di punizione per l'Aprilia che va quasi all in con il solo Caruso e Scibilia che batterà il calcio di punizione arretrati. La palla in mezzo, il colpo di testa fuori bersaglio. Rinvio dal fondo per De Bonis. 49-15. 40 secondi alla fine di un match che se portato a casa dal Formia avrebbe dell'incredibile per come si era messa. Castiglione, rinvio più forte che può. Stacco dell'Aprilia, palla profonda, l'apertura per Di Florio che può tenere il pallone in campo. Mancano 15 secondi, il Formia deve tenerla lontano dalla propria porta. Di Florio punta la bandierina probabilmente. Di tacco per Zaccaro, regala questo pallone all'ultimo. Mancano pochissimi secondi, il tempo è praticamente scaduto. Prova ad andare Casimirri, ma non riesce. 50° scoccato, l'arbitro guarda il cronometro e fischia 3 volte. Il Formia vince 3-2 contro l'Aprilia. La rete di Zaccaro al 16°, il pareggio di Casimirri al 25°, con conseguente infortunio di Vitale costretto a uscire e anche di De Bonis. Formia che va sotto al 70° con lo stacco imperioso di Mancini su uscita indecisa di De Bonis. 78° rigore di Zaccaro a pareggiare il punteggio e 84° di Florio col Formia in 10 uomini in quel momento per Volpe. A centrocampo, fuori a centrocampo, 3-2 il finale. Aprilia che esce comunque con il quarto posto a 36 punti. Il Formia che sale a 30 e può ancora credere in quella che sarebbe un'impresa. Sicuro è che la stagione sta avendo ancora soddisfazioni qui a Maranola. Ora linea che va alle interviste, ricordando il punteggio ancora una volta. Formia Calcio batte Aprilia 3-2. We'll be right back.
mister Venturi, era una partita che l'Aprilia doveva vincere per rispondere ai risultati della mattina. È arrivata questa sconfitta in un match davvero dalle tante facce. Ma noi non dobbiamo rispondere a nessuno, noi siamo venuti qui per cercare di fare la nostra partita, cercare di imporre il nostro gioco e di portare a casa il risultato. Poi degli altri non ci interessava niente, è questo e basta. Un'Aprilia che arrivava da un filotto di vittorie importante, era iniziato benissimo questo anno. Cosa è successo oggi rispetto magari agli ultimi impegni? No, non è successo niente. Noi se il primo tempo siamo un po' più precisi sotto porta, probabilmente andiamo già a riposo in vantaggio. Poi il secondo tempo comunque il Formia ha cominciato a creare anche lei qualche occasione. Poi siamo andati in vantaggio e ci è mancato il colpo del capo che ci abbiamo avuto a tu per tu col portiere. E poi gli ha dato questo rigore netto, anche se però vabbè, è netto, basta. E poi il 3-2 complimenti al Formia. Ora l'Aprilia deve, diciamo, rimettere insieme le idee e ripartire immediatamente. La prossima gara in casa contro il Roccasecca diventa importante per quello che è comunque il campionato che vi siete costruiti finora. Ma noi non dobbiamo rimettere a posto nulla, noi le idee ce le abbiamo ben chiare. Non è che una sconfitta d'oggi ci sposta troppo le nostre idee. Domenica riaffrontiamo la partita con Roccasecca come abbiamo preparato tutte le altre. Mister Rosolino, ancora una volta cuore Formia. Sì, senz'altro, stiamo aggiungendo un pezzettino alla volta, ogni partita, una volta il cuore, una volta la determinazione, una volta la qualità. Oggi è stata una partita molto molto dura dove c'era bisogno anche di questa parte nostra del cuore. Formia di ingenuità quest'oggi sinceramente ne ha commesse, però forse è stata più la voglia di non finire KO, anche perché comunque questa era una partita importante, è vero, non sono i playoff l'obiettivo, però sono lì a 8 punti, il gruppo è molto compatto delle formazioni pretendenti lì e tutto può succedere. Lei lo sa, ne abbiamo parlato spesso su queste telecamere, io guardo sempre, diciamo, la classifica guardandola da basso perché è un altro campionato, il girone di ritorno ed è molto difficile, anche le squadre, diciamo, che devono salvarsi, diciamo, ci mettono quella cosa che abbiamo messo noi, il cuore e la determinazione. Diciamo che noi guardiamo, oggi era un crocevia per avere ancora più stimoli di poter raggiungere qualche cosa di sperato da parte di tutti i tifosi del Formia, da parte nostra, e quindi avere, diciamo, uno spiraglio di luce sopra, perché 30 punti sono tanti, insomma. E questo ci darà ancora più forza se superiamo queste prime partite, queste 4-5, diciamo, che sono squadre importanti. Dopo o acceleriamo, diciamo, e speriamo, insomma, di poter raggiungere il nostro primo obiettivo, quello della salvezza subito immediata. Mancano 10 punti all'incirca, insomma. Tra le ultime due gare interne, ovvero questa e quella interna tra virgolette contro il Cassino, dove in entrambi i casi il Formia ci ha messo il cuore e tutto quel che aveva, quale è stata magari la chiave di volta che questa volta vi ha fatto vincere, quindi magari qual è stato il miglioramento rispetto a due settimane fa? Ma io penso che col Cassino, da un punto di vista tecnico, abbiamo disputato sicuramente una partita migliore. E lì ci sono state veramente delle ingenuità da parte nostra, veramente colossali. Oggi è stata una partita molto più sofferta, anche in funzione, lei lo sa che io non trovo scuse, abbiamo caricato tantissimo ancora questa settimana, sarà l'ultima, perché i campionati si determinano a febbraio e marzo e quindi la nostra benzina l'abbiamo messa, è stata l'ultima settimana da un punto di vista atletico apicale, poi dopodiché, diciamo, sarà tutto un allenamento di mantenimento. E questo abbiamo rischiato tantissimo contro una partita che per loro anche, pensi che l'Aprilia oggi se vinceva era seconda assoluta nel campionato. Quindi il Formia ha dimostrato contro, diciamo, le migliori squadre, l'Aprilia per il momento e il Cassino, di essere lì, di giocarsela con tutte, con i suoi difetti e i suoi pregi. Diciamo, siamo una squadra imprevedibile, possiamo battere chiunque e possiamo anche uscire sconfitti. Una partita appunto per questa ingenuità, dobbiamo migliorare tantissimo sotto questo aspetto.
E proprio alla luce di questi scalpi importanti con cui ve la siete giocata, comunque la prossima settimana vi vedrà in casa del Serpentara, che è forse il primo vero successo, la prima vera soddisfazione di questa stagione, quando li batteste qui in casa. Ora si va lì sperando che il fattore trasferta ormai si sia sbloccato. Ma diciamo che abbiamo fatto già 5 punti in trasferta, diciamo che il nostro gap nelle ultime trasferte, che abbiamo fatto un pareggio a Morolo, anche potevamo vincere tranquillamente, abbiamo fatto anche una vittoria ad Arce, diciamo le sconfitte le abbiamo lasciate un po' alle spalle, anche perché abbiamo capito che fuori casa bisogna fare un tipo di calcio completamente diverso. Però se miglioriamo gli scontri diretti con squadre come il Serpentara che gioca a calcio, a noi non ci preoccupano più di tanto, diciamo, sotto il profilo tecnico. Però sarà una partita aperta, anche perché loro oggi hanno vinto a Colleferro, sono gasati, anche loro hanno i loro 29 punti se non sbaglio, anche loro gli è rimasta questa piccola lumicina di potersi aggrappare, anche perché le squadre su, pensi che l'Aprilia alle ultime 4 gare ha fatto 12 punti, e il Colleferro ne ha fatti solo 4 mi sembra, e l'Artena 9 se non sbaglio. Quindi sarà una dura battaglia, diciamo, nella classifica, nell'alta classifica. Noi cercheremo di inserirci, anche perché come neopromossa credo nei gironi siamo i più bravi per il momento, sia il girone A che il girone B. Ultima domanda, la domanda che quasi non si vorrebbe mai fare, il capitolo infermeria. Quest'oggi allora era arrivato De Bonis per sostituire Scognamiglio. De Bonis nel secondo tempo non ha fatto un rilancio, quindi probabilmente qualche conseguenza sull'episodio del pareggio ce l'ha avuta, così come Vitale che invece è uscito direttamente. Che cosa hanno entrambi? No, diciamo che Vitale ha subito un fallo da rosso da un suo compagno di squadra, una battuta, da una volta da Volpe, una volta non mi ricordo da chi. Sull'azione del gol si sono scontrati con il portiere, anzi colgo l'occasione, se mi è consentito, di fare i complimenti a questo 99, un ragazzo che si è presentato molto bene. Ringraziamo la società Fondi che ci ha dato la possibilità di poterne usufruire, anche perché eravamo in grandi difficoltà, perché Scognamino si è infortunato abbastanza seriamente, c'è ancora un po' di tempo, un ragazzo che si è mostrato con personalità. Vitale è una contusione, quindi quando si tratta di contusioni è probabile che ce la possa fare tranquillamente. Poi oggi dicevo anche negli spogliatoi, perdonatemi se mi prolungo un attimo, è proprio che oggi abbiamo trovato finalmente dopo 5-6 mesi un equilibrio diciamo di qualità da parte dei giocatori. Penso che io ho iniziato la partita con 3,97, 1,99 e 2,95 in campo. Ho preferito tenere fermo Leccese, tenere fermo Coppola, tenere fermo Di Florio, giocatori importanti, perché questi ragazzi oggi sono in grado di poter anche giocare da titolari. E questo è stato forse per il Formia Calcio e per me personalmente un grandissimo successo, forse il più importante. Insomma, praticamente nonostante la giovane età si può definire una panchina quasi lunga quella del Formia con il tempo. Oggi lo posso dire con molta tranquillità, io lo sapevo, ci credevo, speravo solo che i calciatori mi seguissero su questa strada, che non si demoralizzassero oltre il dovuto, perché un giocatore che non gioca è importante stargli vicino, cercare di che lui comprenda che è un percorso. Oggi questi ragazzi mi danno la possibilità di schierarli dal primo minuto, come oggi Avallone ha dimostrato tutte le sue qualità di cuore, di ardore, di corsa, di temperamento, deve migliorare anche lui. Però sono giocatori che io sinceramente non ho nessun problema a schierarli.